grande Chuck, un parco tirato a lucido e un padrino d'eccezione. Riapertura sotto il sole per Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma dedicato al mondo del cinema. Alle 10:18 è stato Carlo Verdone a dare il via a una nuova stagione da Oscar tra tappeti rossi, balletti e musiche swing. I cancelli del parco si sono aperti per accogliere ragazzi e famiglie e farli sentire protagonisti di un film gangster, western o dedicato all'antica Roma. Per ogni genere cinematografico c'è infatti un'attrazione, uno spettacolo, con scenografie pensate dal maestro Dante Ferretti e il sottofondo musicale di Ennio Morricone. Ricchissimo il palinsesto del 2015, che accontenta anche i gusti dei più piccoli con i giochi da sogno tra acqua e cielo per volare sulle ali della fantasia. E se il sogno arriva troppo vicino, niente paura, getti d'aria calda mettono alla prova anche gli spruzzi più impertinenti. Tra le novità introdotte dopo la pausa invernale è quella del biglietto dinamico, ovvero prima acquisti e meno spendi, mentre resta confermata l'alta qualità della ristorazione con 4 locali a tema e una produzione tutta interna. Insomma, un parco così a Roma mancava. L'impressione che ho avuto questa mattina è stata veramente di un parco a tema molto professionale, fatto molto bene. C'è anche storia del cinema, non c'è solo intrattenimento. C'è lo spazio dedicato all'antica Roma, lo spazio dedicato al western, lo spazio dedicato alla New York degli anni 20, c'è la firma di Dante Ferretti su molte scenografie, quindi è tutto molto elegante e poi tanti giochi per i ragazzini, per le famiglie, insomma, quindi si divertiranno molto. A metterci la faccia è il neo presidente del parco, Luigi Abete. Presidente, oggi il parco riapre, quali speranze? Ma innanzitutto che sia una bella stagione, è la prima stagione del parco, oggi è iniziata con bellissimo sole e questo già è un segnale positivissimo. La presenza di Verdone che insieme raccoglie la storia, perché lui qui ha fatto dei film, raccoglie la cultura per quello che è stato e che rappresenta il cinema e il divertimento che si realizza nel parco, è la sintesi perfetta di questo luogo. Ma Verdone ambienterebbe mai un suo film in un parco divertimenti? Nel parco divertimenti verrei soltanto per divertirmi.